Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale. Sono lieto di annunciare l'inizio della serie Se fai enduro devi averlo. Questo è il primo episodio e parleremo del gilet tattico. Quindi, buona visione! Come primo episodio ho deciso di parlarvi di questo gilet perché lo reputo una figata pazzesca. Non una cagata pazzesca, ma una figata pazzesca. Perché? Perché è una validissima alternativa al classico zaino o al marsupio da gamba, quello che si usa in enduro. Questo gilet lo consiglio soprattutto a chi fa enduro, quello dove vai vestito con il minimo indispensabile. Oggi io ho anche il giubbetto tattico perché è freddo, quindi è abbigliamento tecnico. Però quando estate o quando andate in primavera con l'abbigliamento da enduro, tasche non ne avete, l'unica soluzione è o il marsupio, che l'ho usato per diversi mesi. Perdonate i cani. L'ho usato per diversi mesi, ma lo trovo un po' invalidante o limitante, non so qual è il termine giusto, perché può capitare dopo qualche mezz'ora, ora che si balla, che si sta trottando, come si dice, che un po' si muova, un po' scenda. E sinceramente lo trovo un po' fastidioso nella gamba. Questo invece è perfetto, sembra che hai, non è neanche uno zaino perché il peso è distribuito bene. Come vedete ha la spalla larga, ha tante regolazioni che te lo rendono proprio perfetto, perfetto per te. Quindi fastidi non ne hai, hai il vantaggio di avere un'infinità di tasche tutte tattiche, tutte veramente studiate per chi va in fuoristrada in moto, perché questo della Rhinovolk è per andare in moto, non è per bicicletta, mountain bike, diciamo mountain bike potrebbe passare, però nasce per la moto questo, perché ha la predisposizione per la sacca idrica, per la camel bag, da 2 litri ci va benissimo, senza problemi. Ha tante tasche, ha una tasca per i walkie talkie, spettacolare per chi fa enduro e va spesso dove non c'è segnale telefonico. Ha 3 cinghie di regolazione dove stringi o allarghi in base all'occorrenza. Tante tasche, ce n'è veramente una per il telefono, una per il portafoglio, una per le chiavi, una per le batterie GoPro. Dietro hai le tasche posteriori dove ci puoi mettere il panino, ci va una baguette tranquillamente. Ce n'è due, quindi su una potresti metterti anche una birretta, anche se avere il vetro dietro non è il massimo, quindi portati una birra in lattina e stai più sicuro, stai. Quindi panino e birra ti ci vanno tranquillamente. Ovvio, se fai un viaggio forse è un po' limitante questo, meglio uno zaino capiente, però sai cosa c'è? È meglio caricare la moto quando viaggi che la tua schiena, perché tanto peso, soprattutto nei viaggi adventure, non è che aiuta, non è che fa bene. Senti che c'è qualcosa che ti dà fastidio. Carichi la moto, valigie morbide laterali, borsa posteriore morbida, e tu ti porti questo giubbetto che è perfetto. È traspirante nel periodo estivo, ora ve lo mostrerò meglio. Nel periodo estivo è veramente il top, perché è traspirante, non è pesante per niente. Ora ve lo mostro in versione POV, perché sennò non si capisce bene. Come vi dicevo, abbiamo la tasca grande posteriore per la camel bag, vedete, poi viene fissata con questo strappo compatibile con tutte quante, così che il peso ve lo tiene un po' anche lei. C'entra anche altre cose insieme alla camel bag, quindi volendo cose morbide non la puntite per non bucarla. Seconda tasca, qualsiasi cosa che vi può far comodo, barrette o altre cose, o se vi si rompe qualcosa ci mettete qua qualche attrezzino piccolo, chiavi, qui tanti spazi per qualsiasi cosa vi venga in mente. Queste sono le tasche per i panini, per le birre, spettacolari,
Le adoro, le ho già usate, ci ho messo il paninozzo con la mortazza, una birretta e sei un signore sei. Io le faccio una merendina. Poi andiamo davanti. Quindi, oltre alle tre cinghie che vi dicevo, queste tre, c'è la cinghia della spalla che si può allentare o stringere in base a quanto siete grandi o in base a che abbigliamento avete. Qui c'è il tubicino della camera, vedete quanto è fatto bene, passa su dei passacavi. Perfetto, quando bevete è pronto. Altre regolazioni con delle cinghie, potete stringere, qui traforato come vi dicevo, quindi in estate state benissimo, in inverno non è un problema perché avete l'abbigliamento tecnico. E niente, diciamo in modo essenziale questo. Qua c'è per walkie-talkie, tasche, tasche. Io lo adoro. Poi avete visto, c'ha tanti strappi con il velcro, quindi qualsiasi cosa appoggiate. Stupenda. Io questo prodotto ve lo consiglio, è veramente una svolta. Ah, altre tasche, che non sembra, ma ce n'è un po' nascoste. Ecco, altre tasche interne, grosse, spaziose. Qui ci va veramente, qui ci va una cosa grande. Se vi si rompe qualcosa, potete portarla a casa qui. Un'altra tasca uguale, gigantesca. Spettacolare. È una figata assurda. Davvero davvero bella, straconsigliata. Vi lascio il link in descrizione, così che se vi ho convinto potete acquistarla. Il prezzo oscilla tra i 60 e i 75 euro. Se c'è qualche coupon o qualche offerta, prendetela subito. Se la pagate meno di 60 euro fate un affare assurdo perché il materiale è ottimo. Ultima cosa, nel sito non è scritto, perché anch'io ho cercato questo particolare, se era impermeabile o meno, se io metto il portafoglio me lo riesce a salvaguardare? Allora, non c'è scritto niente. Io però vi dico, ho preso un diluvio, avevo il portafoglio dentro, ho aperto, era completamente asciutto. Quindi sì, è impermeabile, anche perché questo materiale mi ricorda i tessuti antipioggia, quindi vi dico sì, è impermeabile anche questo. Buon acquisto ragazzi, ci vediamo al prossimo video dove vi illustrerò una modifica spettacolare, l'attenuatore della leva frizione. Morbida, morbida. Ciao ragazzi.